Sto cercando una ragazza qui a Parigi, ma forse l'ho soltanto sognata. Comunque, nel sogno che ho fatto, lei si chiamava Alice ed era un'altra italiana all'estero. Then you promise to return, but it don't really burn, but I guess I never learn, and I showed it. Chissà se tra queste persone sui pattini a rotelle c'è quella ragazza del mio sogno che si chiama Alice. Io sono Maria Bonsanti, ho 40 anni, vengo da Firenze. Parigi, boh, era sempre stato un po' nella mia testa, poi penso che per chi si occupa di cinema viene abbastanza automatico. A un certo punto avevo quasi un po' rinunciato, fino a che non sono stata nominata per la direzione di questo festival di documentari che è il Cinema di Auréel. Il festival che dirige Maria avviene nell'edificio alle nostre spalle, ovvero il Centro Pompidou. Per ora io e Maria stiamo andando nel suo ufficio. Sicuramente cimentarsi con un lavoro a questi livelli in una lingua che non è la tua e riuscire a farcela lo considero già un successo, e poi anche il fatto di riuscire a portare dei piccoli cambiamenti secondo quella che è la tua visione posso considerarlo un successo, perché non è facile, perché è comunque un ambiente abbastanza istituzionale, abbastanza rigido. Maria, prima di arrivare in Francia, è stata la direttrice del Festival dei Popoli in Italia. Poi, presentando semplicemente un curriculum, le è stata affidata la carica quadriennale qui a Parigi. Non riesco a tornare in Italia abbastanza spesso perché il lavoro è tantissimo. Un festival dura 10 giorni, ma richiede una quantità di lavoro dietro enorme. È come organizzare 10 eventi di grande portata tutti insieme. Insomma. Cioè si lavora un anno per... Sì, chiaramente sono rimasta molto legata anche ai miei ex collaboratori del Festival dei Popoli. C'è ancora un legame che poi fortunatamente ci porta ad incontrarci a giro per festival e tutto. A 40 anni, quindi non hai più 20 anni, ti sei già formato una vita e sicuramente hai una minore elasticità rispetto a prima, e ora sempre più gente della mia età e parte dall'Italia, siamo in tanti in questa situazione. Il festival esiste già da... Dal 79, 78, abbiamo fatto 35 anni lo scorso. Ah, va bene. È storico. È storico, adesso. Resterai sempre comunque uno straniero, nel senso che in realtà l'integrazione non è così semplice, soprattutto se lavori appunto in un ambiente in cui c'è un gioco di potere anche. C'è il gatto che ha firmato anche Chris Marker e che... Ah sì? Quel gatto là è il gatto di Charles Perrault. Chris Marker è un famoso cineasta francese che cominciò a filmare una serie di gatti spuntati misteriosamente sui tetti di Parigi. I privilegi sono una vivacità culturale che ti rimette in moto il cervello. Da questo punto di vista in Italia è come se fossimo un pochino anestetizzati in questo momento, troppo. Per la vivacità culturale che esiste a Parigi e in questo caso nel Centro Pompidou, bisogna ringraziare anche italiani e italiane che come Maria vivono e lavorano qui. Ne approfitto per visitare l'edificio. Un migliaio di studenti affollano le biblioteche ed è qui che credo di incontrare quella che sembra essere la ragazza del mio sogno. C'è il signore là, non possiamo parlare molto. E non potendo parlare molto con lei, non sono riuscito a scoprire il suo nome. Chissà se si chiama Alice. Uno dei primi privilegi può essere una sorta di anonimato che puoi avere a Parigi.
tranquillità, cosa che non c'hai, che non avevi a Napoli. Tutto quello che succede nel mondo passerà prima o poi a Parigi. Allo stesso tempo a Parigi non hai un 5 minuti di tempo, perché si deve lavorare, si deve guadagnare per pagarti l'affitto, che sono esagerati. A Parigi innanzitutto vabbè, c'è la mia famiglia, c'è la mia compagna, i miei figli, c'è mio fratello, pochi amici che ho qua da 14 anni, nessuno è parigino. La famiglia di Ugo è composta da Marie, nata in Provenza, Emilio, che suona la tromba, e la piccola Louise, che guarda il fratellino. Sono un architetto, io ho iniziato e continuo con difficoltà a farlo sulla città, e poi per vivere vabbè, faccio architettura classica, piccoli progetti, ristrutturazioni. Ugo condivide lo studio con altri tre architetti italiani nel quartiere di Père Lachaise ed è qui che realizza i suoi progetti che riguardano la città. Qui puoi creare un'impresa, ti puoi vendere, puoi vendere qualcosa, puoi fare l'architetto per esempio, senza avere per forza il tuo papà che fa l'architetto. Con che ritmo avanza la periferia parigina? Abbastanza. Tutto si sviluppa a Parigi, nella regione parigina, quindi sì, c'è una crescita enorme. Io mi sono laureato qui. Però dopo 4 anni di facoltà di architettura a Napoli, comunque non è che. Già prima di laurearmi lavoravo in uno studio di architettura pagato con un contratto, cosa che da noi è completamente incredibile. Cioè, da noi fino a 10 anni dopo la laurea c'è ancora a fare il disegnatore. Il fenomeno che si sta avendo adesso è che praticamente Parigi, comune di Parigi, all'interno delle mura si sta svuotando per una questione di affitti, mm-hmm. E abitano tutti quanti in periferia. Io sto anche a Milano, io ho vissuto a Milano 6 mesi, cioè io sono stato negli studi, non voglio fare il nome, però comunque sono stato negli studi dove anche laureato lavora gratis, cosa assurda, cioè nel resto d'Europa è assurda questa cosa. Quindi le periferie stanno esplodendo, diciamo, in termini di densità? E di conseguenza tutte le infrastrutture, quindi c'è la metropolitana, c'è alcune linee che ormai sono sature, infatti i progetti sono quelli di ampliamento. Sì. Inevitabilmente questo tema affrontato con Ugo rievoca in me un vecchio film di Jean-Luc Godard, che nel 1967 raccontava così come stava cambiando Parigi. Il paesaggio è pareil qu'un visage. On est tenté de dire je vois simplement un visage avec une expression particulière. E pensiero dopo pensiero riaffiora l'immagine di quel sogno che ho fatto. Quel viso con un'espressione particolare, quella ragazza che sto cercando qui a Parigi e che si chiama Alice. Si dice spesso che un'immagine vale più di 1000 parole e poi una carta geografica è una cosa che affascina più o meno tutti, quindi è simpatico contribuire alla sua realizzazione. Dopo una laurea triennale abbastanza generalista ho detto a me che faccio? Vabbè, da piccolo mi piacevano le cartine, proviamo a fare geografia. Queste carte sono destinate a un pubblico diverso, posso essere la carta di tutti i vini di Francia, la carta dell'Atlante per i bambini, oppure carte che spiegano le situazioni geopolitiche, la guerra di questo paese contro quest'altro, situazioni economiche. Io non sapevo neanche che esistesse questa cosa, era una di quelle cose così che tu disegni da bambino, oppure vuoi fare il cosmonauta, queste cose così. Invece poi c'è un lavoro, esiste, poco importa che sia a 2 ore d'aereo da casa. Anche a me da piccolo piacevano le carte geografiche e se non avessi avuto il regalo da mio padre una macchina fotografica all'età di 10 anni, a quest'ora sarei un collega di Dario. Questo mestiere è nato in Francia, diciamo, in Europa una scuola francese è molto importante, quindi mi sono trovato a farlo qui e ho fatto questi studi qui che sono quelli che mi interessano, insomma. Ho studiato sì a Bologna e poi a Parigi in Erasmus alla Sorbona, quindi tecnicamente un po' fra queste due ultime università, dove mantengo ancora dei contatti che mi danno del lavoro. È capitato che i governi ti chiamino, diciamo, perché hai fatto questo? Ricapitolando, Dario si trasferisce dall'Italia nel quartiere di Belleville, dove realizza quello che credeva essere soltanto un sogno d'infanzia: disegnare carte geografiche.
Diciamo che c'ho un posto, di un ufficio dove vado, è proprio in campagna, qui in zona 4. Faccio un giorno qui e un giorno lì, diciamo, perché ho bisogno un po' di contatto umano, perché poi certo. Comincio a parlare con la lavatrice dopo essere 4 del pomeriggio. E io vengo dalla provincia e volevo provare l'esperienza di vivere una città grandissima, per tutto quello che ti offre. E con l'internazionale ti contattano personalmente o è un'agenzia? Io sono legato a un po' di agenzie, però anche dei lavori da indipendente totale. Ma successi, ho conosciuto mia moglie innanzitutto, quindi già un primo traguardo. E poi sul lavoro io sono fortunato, faccio il lavoro per il quale ho studiato e mi piace. Nel 2009 Dario conosce Anna Ziatuova, nazionalità russa, e nel 2013 si sposano a Napoli per poi tornare a vivere insieme qui a Parigi. Ho amici di parecchie altre nazioni, una ragazza cinese, algerini, sudamericani. Gli amici ti sostengono molto in questo, quando sei fuori. Il fatto che magari siamo tutti stranieri, c'è una specie di complicità in questo senso, nel quale ci si fa forza un po' tutti a vicenda dello stare lontani. Il tema della difficile integrazione non passa inosservato. Me ne ha parlato Maria, poi Ugo l'architetto e adesso Dario, che ha relazioni con tutto il mondo tranne che con parigini. Pochi limiti, se non quello intrinseco del fatto che non è il mio posto, nel senso nel quale non è il posto nel quale io sono nato, sono cresciuto, non è la mia cultura, però questo è un limite superabile. Mi avvio verso il prossimo limite da superare e quando sono da solo mi gira ancora nella testa quella ragazza del mio sogno che sto cercando e che si chiama Alice. Faccio uno sforzo per cercare di ricordare il suo viso, che comincia a svanire come un attore dietro il proprio sipario. Non è qualcosa di semplice, è fatta di sacrifici, fatta di sforzi, fatta di pazienza, c'è la passione, quindi paga. Pippi Show dove fanno gli spogliarelli e facevo il butta dentro, facevo entrare le persone. Lavoravo di notte, sta sbruzzando lì, in mezzo alle puttane e rapinatori. Tipo ho visto storie, ho visto riso, ho visto cattiverie. Spesso mi capita di interpretare pezzi di merda. La persona con cui mi intendevo di più, perché lavoravo di notte, era una puttana. Io sto scrivendo un one man show che si chiama Il francese è un italiano di cattivo umore. Posso farti un monologo di Baricco. E visto che siamo a Parigi, te lo faccio in francese. Chaque maudite fois, je le jure, il serait tourné vers nous. Vers les bateaux, vers les autres, et crier l'Amérique. Già sai, questi migranti italiani che andavano in America, in tutta la barca ce n'era sempre uno solo che per primo alzava la testa e la vedeva. Hai lasciato la tua giacca sulla... Andarsene per restare su Roma avrei avuto soltanto le stesse possibilità che avevo già. Mia mamma, essendo francese, avevo comunque una facilità aggiuntiva a livello di documenti, eccetera, eccetera, e quindi ho visto come si sta altrove. Alla fine del liceo avevo cominciato a fare un po' l'attricetta, cioè un sacco di pubblicità, un po' di cinema, un pochino. E quindi a un certo punto ho deciso di venire a conquistare il cinema francese, ho fatto pubblicità anche qui, quindi mi sono stufata e adesso ho avuto l'occasione di fare un lavoro che mi corrisponde molto di più. Non è un battello tradizionale, è un sistema tedesco, si chiama Schottel, e c'è un motore all'avanti e un motore indietro. I casting sono sempre una cosa aleatoria, una volta ce l'hai, una volta non ce l'hai. Sono delle eliche che scendono a una profondità di 1,80 m, sono su un braccio che può ruotare su 360 gradi. Ho una precisione al millimetro di dove posso, però non ho il diritto di andare in mare. Appunto lavoro sulla Senna, che è un posto bellissimo, in cui so per certo che sarò sempre sulla cresta dell'onda. Qui non è che ti perdi, insomma, c'è una sponda a destra e una sponda a sinistra alla fine. Non ti perdo. Elisa alterna il lavoro d'attrice a quello di guida turistica a bordo di quello che sarà il suo battello. Poi dà gli esami per la patente fluviale e diventa capitano del batobus che state vedendo. Ci sono 8 fermate sotto i posti più turistici, che sono magicamente tutti intorno al fiume a Parigi. Questa è la mia propulsione dietro, questa è la mia propulsione avanti. Questa è l'accelerazione e questa è la direzione.
questi sono i miei specchietti retrovisori, questa è la mia radio senza la quale non posso vivere, questa è la radio che invece serve per comunicare tra tutti i battelli. Io sono il pilota dei miei battelli, alle 10 cominciamo a girare, andiamo a prendere i nostri passeggeri, i clienti comprano un pass giornaliero, quindi possono salire e scendere tante volte quante desiderano durante la giornata, come un autobus. È possibile fermi? Posso dire quello che mi manca di più? Una certa leggerezza nei rapporti interpersonali. Quando hai bisogno di informazione o di chiedere qualsiasi cosa, devi immancabilmente cominciare la frase con bonjour, s'il vous plaît. Se manca questo, la gente neanche ti risponde. Invece un capitano donna, sono abituati. Capitano donna? Non sono maschilisti qua. Niente. No, ma in realtà devo dire che porta molti più vantaggi che altre cose. Alla fine fanno un po' i cavalieri. Paradossalmente, anche rispetto agli amici che a Roma è successo una sorta di selezione naturale si è fatta. Ci sono tante persone che hai l'abitudine di vedere regolarmente e poi quando ti allontani le abitudini svaniscono, mentre i rapporti forti, i rapporti solidi restano. Ma il rapporto più solido che ha Elisa qui a Parigi è quello con la sorella, Sonia, 41 anni, hostess di volo Air France, e i due nipotini, Amir, 15 anni, e Yasmin, 13, nati da un papà algerino. Il prossimo ponte sotto il quale passeremo è il ponte più romantico di Parigi, si chiama il Pont Marie, ed è un ponte magico. La leggenda infatti racconta che passando sotto di esso dovrete chiudere gli occhi ed esprimere un desiderio. E il desiderio si avvererà, soprattutto se riuscirete a rubare un bacino alla persona accanto a voi. Io e il capitano Elisa esprimiamo i nostri desideri e ci scambiamo anche il bacino per farli funzionare. E devo dire che passandoci sotto tipo 4 volte al giorno, tutti i giorni funziona. E se funziona davvero, speriamo che trovi quella ragazza di cui non ricordo più il viso e adesso nemmeno più il nome. Adesso penso che sia soprattutto il lavoro che mi tiene qui, visto che sono molto contenta, è raro alzarsi al mattino e essere contenti di andare a lavorare. Prima di andarmene da Parigi passo a salutare una serie di amici miei, il regista Max O'Fuels, il mitico Jim Morrison, il maestro Gioacchino Rossini, un altro italiano all'estero che mi ha reso felice. E dato che parliamo di musica vorrei mostrarvi alcuni musicisti tuttora in vita, la Wanema Orchestra che ha eseguito lo swing che avete ascoltato, come vi tocca ascoltare la musica degli italiani all'estero che rispondono alla domanda cosa pensi dell'Italia? Ho sentito così vagamente che vogliono ritirare l'educazione dell'arte dai programmi di studi. Non c'è rimasta solo l'arte in Italia. Perché? Gli italiani siamo noi, insomma, quindi dobbiamo. Se non ci diamo noi una mossa non possiamo lamentarci che gli altri non lo facciano, insomma. In Italia se non c'hai 45-50 anni non sei considerato un professionista. Nella mia professione in questo momento non vedo proprio cosa potrei fare. L'unica cosa è che chiedi se partire non è la scelta più facile. Eh sì. La musica sembra essere proprio finita. L'ho spenta perché non riesco a concentrarmi. Infatti non ricordo più cosa o meglio chi stavo cercando qui a Parigi. Mi rimane però una sensazione, la stessa di quando mi sveglio al mattino dopo aver fatto un sogno. Ma qual era quel sogno? It's not.